sorgente una nicchia di nasso e una rete di 200 anni di sonno, dove furono detti i due figli. Quindi, in effetti, noi abbiamo quasi un uomo tra il 1348, che è da circa l'inizio, in prima metà del 400, di Ridolfi non se ne parla, non si sa che sia nessuna notizia. Le notizie cominciano ad apparire quando i Ridolfi si trasferiscono da Monte Ridolfo a Rimini. Quindi, dal Belmonte apprendiamo che i ragazzi Filippi, quindi ragazzi e amico Filippi della Monte, si rifugiarono in Ridolfo nel 1348 e che tra il 1300 e il 1400, quando si trasferirono a Rimini, furono dei Ridolfi. Ovviamente perché provenivano da Monte Ridolfo. Infatti, nelle cronache sono citate varie persone, come ad esempio Filippo da Monte Ridolfo. Guarda caso, troveremo molti, molti Filippo. Molti Filippo Ridolfi o Filippo da Monte Ridolfo. Perché? Perché a ricordo del diciamo, caposcipite di questa stirpe venuta da Firenze che si chiamava la signora Filippi, dei Filippi che si chiamava. Allora è chiaro che la tradizione orale e quanto è stato scritto da alcuni storici, come ho detto prima, viene completamente smentito. Ripeto, una supposta famiglia di Ridolfi nel 1200 non è mai esistita e non è venuta a dare il suo nome a questo borgo, anzi è stata quella famiglia a prendere il nome del luogo che aveva ospitato. Peraltro, il toponimo Monte Ridolfo, il toponimo Monte Ridolfo, però Mons Ridolfus o Gandolfus, esisteva già da un secolo prima. Abbiamo la prima notizia del 1140. Viene invece se 1140 o 1140. Per inciso, gli chiarimenti di questa conclusione ricordo che la precedente divide l'ipotesi formulata da Antonio Colloni nella sua autonomastica romagnola, nello studioso di onomastica, sulla etimologia della parola di Ridolfo. Questi sostiene che Ridolfo deriva dal germanico Rus o Ridolfus, che ha alterato la parola latina Ridolfus, che in latino significa sterposo, rosso, ed è un aggettivo che si avvicina alle caratteristiche del luogo e veniva attribuito secondo la formazione delle caratteristiche locali. Infatti, noi ci siamo circondati da tanti altri paesi che hanno il proprio nome che deriva dalla formazione dell'anno di Medioevo, secondo le caratteristiche che aveva il luogo. Questo è un luogo sterposo e rosso e quindi toglie il colore, pensa che sia derivato dalle luci. Accenno ora alla seconda notizia che ci ha fornito la lapide di Corpolò. I Ridolfi furono chiamati a Rimini con la testa. Il cronista è anche Rigazzi, il marito della Filippi, il cui casato era imparentato anche con Pietro De Monti, l'autore dell'altro cronico di cui vi ho parlato, e questi testi sono su internet, sono stati scandalizzati, sono su internet. I Ridolfi,
30, 30, 400, è probabile che Filippo citato sul finire del secolo sia un suo discendente, forse un nipote o un figlio. Infine, il Clementino impone Roberto e Lodovico, figlio di Filippo, tra i 100 gentiluomini di Rimini che compongono il consiglio ecclesiastico nel 1509, quindi siamo già abbastanza, siamo già nel 500. Concludendo sui ritorni a Rimini, si può dire che sono stati in agio per circa mezzo secolo durante la seconda parte della parabola dei malatesti. Ma cosa è rimasto a Monte Ridolfo in questo casale? Abbiamo qualche notizia da alcuni documenti tra comune e parrocchia. Il primo è il registro che ricorda i verbali delle riunioni del Consiglio Comunale dove nel 1535 appare Mastro Filippo Ridolfo, nobile arminense. Come vedete, a questo punto ha più importanza il fatto che questo da lì venga a fare, diciamo, a ricevere l'onore a Monte Ridolfo, che non lui fosse, diciamo, originario, il suo casato fosse originario. Sono famosi in quanto legati alla palestra. Appare Mastro Filippo Ridolfo arminense come capitano di Monte Ridolfo, quindi gli è stato affidato un incarico simile. Poi si dice che la sua morte è avvenuta all'8 o 8 anni dopo. In quegli anni è stato anche un Francesco di Ludolfo e nel 1574 si dice, 1574 si dice un Geronimo di Ludolfo. Spulciando le vesti del parrocchiale si trova registrato nel 1585 la nascita di Ludolfo, che è qui nella parrocchia, la nostra parrocchia di San Pietro, figlio di Giovanni. Fatto con la storia medanica, è una storia fatta su Milano, quindi non si
qualità, dicendo che fra tutte le scienze che ci permettono di capire meglio la storia, la numismatica è, secondo lui, naturalmente quella più importante, perché attraverso lo studio delle monete e delle medaglie si riesce a capire quanto succedeva dal punto di vista politico, dal punto di vista militare, anche dal punto di vista economico, in una determinata epoca. Ora, la prima foto che vedete è il frontespizio di un interessante volume del 1789, Memorie storiche dei regni dei suoi signori, fatto per cui tanto noi inizialmente il progetto della storia delle monete, soprattutto ma anche delle medaglie remigliesi. Vedete che in basso c'è il recto e il verso di una moneta che è molto antica, quindi va indietro nel tempo. Comunque già nel 600-700 si riteneva di dover documentare in qualche modo che cosa dal punto di vista medaglistico era successo nel Rinascimento. Nel Rinascimento dove c'è stato un forte recupero dell'antico, come scoprirebbe avvenuto a Roma, tutti gli artisti ne avevano risalito, ne avevano approfittato, e quindi anche a livello politico i regnanti, i signori di questi stati regionali, per darsi una luce di importanza, l'antichità romana o l'antichità classica. Non è una gesta che ricordassero i Cesari, i Contadini. E una cosa che incomincia con Pisanello erano queste medaglie che non erano fatte per premiare qualcuno, ma erano fatte per ricordare l'importanza del signore che le detteneva. Per non essere troppo onnivoro, leggo degli appunti così straordinari. Quindi l'utilizzo delle medaglie del Rinascimento è principalmente come veicolo per illustrare immagini che i sovrani o i primari personaggi che erano collegati a questi sovrani volevano fare conoscere di sé. Quindi io sono questo, io ho fatto questo, ricordate della mia importanza, reale o fittizia che fosse. Questo non solo va anche una raffigurazione sul dettaglio di fatti, oggetti, monumenti e simboli significativi delle proprie attività politiche, sociali e culturali, ma anche e soprattutto mediante l'osservazione diretta della propria immagine, che si vede sempre sul diritto, che è la faccia più importante delle medaglie. Anche se noi prendiamo una moneta al giorno d'oggi, la faccia principale, diretto o retto alla latina, non è quella dove c'è il valore, ma quella dove c'è il sovrano, per i pochi paesi che sono ancora nel greco originale, o l'immagine che raffigura il concetto dello Stato che emette la moneta. Quindi le medaglie, come ho parlato, sono sempre più adatte a trasportare, a comunicare
presenza sulle cose immobili o immobili di proprietà dello Stato in questo periodo, in queste situazioni, il confine tra ciò che è dello Stato e ciò che è del sovrano è una zona molto indistinta, quindi lo Stato sovrano, dice ancora il 14°, e molto più, lo dice io, che vengo per rispettare, tutti i denari, tutte le proprietà sono le mie. Della successione delle vicende politico-militari di Sigismondo.
messaggio che si sviluppa sulla base di quello che dicevamo prima, e naturalmente non ci sono decisioni di nuovo. Dove lancia? Io sono il Signore, io sono il condottiero, come vedete benissimo dal fatto che indosso una corazza, quello che sembra un colletto di calato è in realtà la maglia di ferro che spunta sotto la corazza. Intorno, vedete anche che bella camicia, è dello stile dell'epoca ovviamente, tratti molto decisi, richiamano naturalmente come veniva raffigurato i fondatori, ne vedremo qualcuno che c'è ugualmente la loro lavoro. E intorno abbreviate, abbreviato il suo nome, e chi è il Sigismondo sulla propria sulla testa, Pan Dufus Filius, e sotto, quindi state attenti a chi sono. E sotto continuate a stare attenti, perché guardate un po' com'è il mio castello pieno di infinito di torri altissime, cinte murarie, una prima cinta, una seconda cinta, se riuscite ad entrare dentro c'è un mastio da cui vi posso abbassare di tutto quello che volete. Quindi io sono un signore importante, state attenti, non per altri motivi, Castel Sismondo, nato dalle memorie, era completamente dipinto di rosso. Come vengono dipinto di rosso? Queste fortificazioni non facevano vedere di mattone le pietre di cui erano costruite, per non far vedere tutti i deboli, e ha detto una gara e di vinto di rosso. Perché di vinto di rosso? Perché di rosso, fin dall'antichità, tra anche non erano record di servitori, no? Tutti i romani, il rosso, segno del potere, nel 600 in Francia, sotto il 14°, solo i nomi potevano portare le scarpe con il palo rosso e non serve di novità. Quindi dice, io sono il proprietario di questo palazzo, dipinto di rosso, perché il potere è il mio, e forse ricordate che tutto il sangue di quelli che hanno provato a conquistare la mia fortificazione e non ci sono riusciti e hanno lasciato questo sul. Questa è la forza del personaggio.
sempre Sigismondo sul letto e sul verso non lo distinguete molto bene, ma c'è lo stemma, un stemma fatto a larga con Sigismondo alla testa, la data 1446, nella prima parte sempre il ricordo della sua carica di capitano. Il messaggio è duplice, c'è la figura del sovrano e lo schema della sua dinastia, con, come ci dicono, quello che ricordavamo essere il suo animale preferito, che è l'elefante, simbolo della forza, con i muti scritti. Solamente
però devi anche voglio tramandare che cosa? Un concetto anche diverso che questo amore, questa passione, davvero, che come ricorderà anche se vedi fra pochissimo nello spirito di Sigismondo, diviso in quattro parti, ci sono ovviamente, come dicevo prima, c'è la scacchiera clandestina e poi le iniziali, e se la seconda degli studiosi sono interpretati come la prima sillaba di Sigismondo, oppure naturalmente come un intreccio di Sigismondo e di Isolda. L'importanza che lui può dimostrare è che questo legame non era bassamente generato da un amore terreno, ma come l'incontro di due spiriti elevati che finalmente si era incontrato, che insieme alla moglie era ancora viva questa donna. Come toccava? Nessun problema a livello ufficiale, quindi. E allora ce ne sono anche di queste diversi esemplari, qualcuno come la leggenda più ricca, qualcuno come in questo, come in altri casi, con la scritta dell'autore, quindi sempre Matteo De Masi. È raffigurata Isolda con una bella accorciata con l'accesso, con i due figli, ben vestito, e sempre con un elefante che chiama l'elefante, guardate che l'elefante è il simbolo di Sigismondo Pandolfo, quindi se io mi permetto di mettere l'elefante un significato c'è, ma poi anche altri significati correlati, perché l'elefante non sta a indicare solamente la forza, ma una delle altre interpretazioni è sempre come simbolo di magnanimità, di carità o di umiltà, molto adatta naturalmente a Isolda, che non sarebbe l'interpretazione giusta dell'intesa, l'inteso per Sigismondo Pandolfo, anche se potrebbe voler dire che è un grande guerriero, però anche caritatevole nei confronti dei suoi sudditi. Di più piccolo formato, quelle più interessanti, ce ne sono di due tipi simili e qui troviamo di nuovo il riferimento di questa corrispondenza quasi di amorosi sensi, perché c'è sempre Isolda raffigurata con magari una diversa acconciatura, ma visto che in questo caso non si può parlare di grandi imprese militari, cosa c'è? Ben libro legato con orchie secondo l'uso del tempo e la scritta intorno elegia, elegia sono così punta che scrivo, come tutti voi sapete, delle bellissime poesie. Ecco perché il Signore e Dio siamo così stessi, non facciamo per ragionare di poesie, di arte, eccetera, eccetera. Importanti, perché sono quelle più piene
stesso che lo raffigura a cavallo, come un cavallo corazzato, lo stella, ma la testa è colma. La data 1495 anno in cui espugnò Rocca Dorata, che adesso si chiama Acilia. Quindi tutto un messaggio di potenza. Ricordato anche, torniamo su, intorno alla scritta che con le abbreviazioni del caso dice che la regola che si smonta nella testa lì, eccetera. E per umani crisi e capitanius generalis, generalis si vede molto bene perché la scritta non ci sta e da decorare tutto sotto il posto. Non dissimile e se possibile ancora più ricca delle informazioni che dicevamo, volevo comunicare a tutti queste medaglie è la successiva. Perché? Perché noi abbiamo con un pochino anche più giovanile, anche se l'anno dovrebbe essere lo stesso, perché è quello 1445 in cui liberò Fano, che era una delle altre città che lui possedeva, dal segno di Francesco Sforza. Tanto è vero che questa volta nella scritta che contorna c'è scritto Gesù su una donna sulla una testa a Rimini, Fano, quindi signora di Rimini e signore di Fano. Anche la sua veste che tiene sotto la corazza è ricamata, in questo caso, ecco ci sono sopra proprio con la manina, di rosa malatestiana a 4 metri. La cosa diventa una profondità quasi inguardabile, perché il significato adesso di guerriero importante e di cittadino ci sono tutti. Intanto lui naturalmente è un guerriero che è al centro, con la mano che sembra avere sulla spada pronto a stregare. La ciliata, quindi la parte che chiuderemo, è abbassata, quindi non è in situazione di riposo, ma pronto a combattere. Poi, visto che non mi vedete in viso, se volete ricordarvi, senza girare naturalmente la medaglia, chi sono, guardate un pochino su due cestuti di rose, sempre ovviamente a 4 pietre, in un lato c'è lo stemma malatestiano, nell'altro c'è il diremo con una corona e con un cimiero che è il tipico elefante malatestiano, arricchito e reso una bestia, potremmo dire, adesso dovrebbe essere trasferito, un animale da combattimento ancora più importante, con questi che sembrano
Bene, possiamo dire che la storia della Romagna si identifica dopo quella romana, in quel periodo eccezionale, magico, unico, irrepetibile, per il pensiero, per l'arte, che in passato chiamò Rinascimento, che in Italia può dar modo di fondo. E nella famiglia più importante, la sua famiglia più importante, che è quella dei Malatesta, certamente di uomini d'arte. Se apriamo un grande libro della famiglia, possiamo leggere che attorno all'anno 1000 un rapporto della nobile famiglia di Cardegna, magari chiamata Paleocca, magari in rotta con i consanguini, abbia caricato le sue cose sul carro e insieme qualche suo uomo abbia superato le coste del Monte Cardegna e sia arrivato dall'altra parte, l'altra di Maletta, a Penna, uno dei due insediamenti divisi da una selva, l'altro dei Bibi, che nel 1350 avranno luogo alla nostra nonna Penalini. Qui questo tale costruisce una rocca, i resti si vedono ancora, e probabilmente per il suo carattere non facile comincia a essere soprannominato Malatesta. Si usava allora magari dei soprannomi o in base all'origine o in base all'attività o in base a qualche caratteristica fisica. Di lui non si hanno altre notizie, ma circa 100 anni dopo, a Verucchio, ci sono dei personaggi, questo è documentato da Danini, eccetera, che vengono identificati come di Malatesta o de Malatestis, eccetera, eccetera, per individuare queste notate. Tra questi abbiamo Ugo, che non ha lasciato traccia, e Giovanni invece, importante, perché da Giovanni abbiamo questo Malatesta che comincia a dare qualcosa di importante ai Malatesta, ovvero i soldi. Già ne aveva in partenza, poi sposa per Traversari, non dimentichiamo che i Traversari sono una potente famiglia, che questa famiglia diventeranno addirittura signori di Ravenna, prima che da Moletta, e quindi compra diverse proprietà e dà una bella impronta alla famiglia. Da Malatesta abbiamo alcuni figli, tra cui Malatesta minore e Giovanni, detto terzo. Malatesta minore non ha lasciato granché. Giovanni terzo sì, perché apre rapporti con Rimini nel 1197 e nel 1216 diventa addirittura cittadino riminese. Dobbiamo specificare una cosa, questo Giovanni detto terzo viene fatto passare come colui che ha dato inizio a quella che sarà la dinastia dei conti di Soriano. Invece non è questo Giovanni, ma è un altro Giovanni, fratello di Malatesta da Lucca. Da Giovanni III arriviamo al nipote, ovvero al figlio di Malatesta minore, Malatesta della Penna. Possiamo dire che qui siamo nei Penalini, ci sono dei contrasti non da poco fra le varie famiglie che scomitano per la supremazia, come dei Gambacerra,
sia Cesena del nord che altri cittadini, che il vostro governo di linea non importava, erano comunque nel territorio dello Stato Pontificio. Allora era anche il periodo,
La storia perché si ricorda, ma
scacciano i fratellastri con gli scacci che vengono addosso e la rovina la buttano in un fosso con un capito da corpo. E così finisce il discorso così. Di qua abbiamo Malatestino dell'Olio. È detto così perché da ragazzino, un tipo nostro, è il primo genito, è quello che alla morte della testa dell'Olio diventa signore di Rimini. Conquista parecchie località, tra l'altro conquista anche Sogliano, dopo un assedio non da poco. Possiamo dire che modestà in paese, carità, eccetera. E però, ecco, non scherza come carattere. Infatti, e qui si ritorna ancora a tante cose, per così proporre la propria candidatura a modestà, di fatto, invita a Rimini due maggiorenni, Angiorello da Cagnano, Carignano e Guido del Cassero. Questi dopo la giornata passata lì gli dicono va bene, però dicono di no. Qui salgo sull'imbarcazione che mi avete dovuto ricordare a Fano, ma al largo di Focara vengono uccisi, vengono messi in due sacchi e buttati a mare. E quindi potete capire il maledestino che mi fosse. Figlio di Malatestino è Ferrantino. Ferrantino è cugino di Malatesta Pesaro e di Galeotto. All'inizio Ferrantino e Malatestino e Malatesta Pesaro sono qua abbastanza d'accordo. Poi si guastano le cose e cominciano a darsi un sacco di volte. Ferrantino aspira ad essere il signore di Rimini, ma a quel punto anche gli altri. E allora il tutto come procede? Procede che Ferrantino, insieme a Malatestino Novello, insieme al nipote Ferrantino Novello, eccetera, combattono in tutti i sensi contro la testa terzo e Galeotto. Fino a quando anche lui il legame del Papa dice adesso basta perché non va bene. Devono accettare Ferrantino che è mandato al confino, possiamo dire così, a Urbino. Gli altri, Malatestino Novello e Urbino, sono imprigionati a Gradara, poi sportati a Cossondone e moriranno. Ferrantino Novello invece è quello che va la morte più gloriosa. Perché? Perché pur di contrastare i cugini a testa terza e Galeotto, si imparenta addirittura con il conte Pietro e insieme a loro ne fa di tricolore. Monte Ridolfo è distrutta, ma non solo Monte Ridolfo, anche Mondaino, anche Saudeccio, questo è il loro confine. E muore durante l'assalto a Monte Corona, insieme, cioè a servizio di Dordo Monte Vento, colpito da un razzo di palestra. C'è un altro Monte Gloriosi. Pandolfo I, per volontà di Malatesta dell'Olio, è alla morte di Malatestino, Malatesta dell'Olio, diventa signore di Rimini. Fa diversi lavori nella città, nel porto, comincia a creare una corte. Purtroppo sostituisce quel neo del Giassino di Umberto a ciò. Figli di Pandolfo I sono Galeotto e Malatesta di Pesaro. Non stiamo dilungati sulla testa di Pesaro, ha avuto diversi riconoscimenti da parte del Papa, diventa signore, praticamente sconfigge il ramo del Malatestino. Quindi i suoi sono Pandolfo II e Galeotto II. Perché Galeotto II?
di Ungheria, Luigi D'Angio, o Ludovico D'Angio, che era sceso in Italia per andare a Napoli a vendicare la morte di suo fratello. È uno che gira, va in Francia, da Milano, dove c'è il papà, dove c'è il papà, poi va in Irlanda, interessata, si innamora di una certa Viola Novella, ma il marito di Viola Novella uccide la moglie e tutti. Sua figlia è Costanza. Costanza sposa Ugo d'Este. Purtroppo, dopo pochi anni, rimane vedova. Ugo d'Este a 26 anni muore. Lei aveva bene, piena di soldi, sopra a Montevideo. Che fa? Siccome il convento non ce l'aveva assolutamente, anzi comincia ad avere un sacco di allegria. Siccome il padre a testa unica e lo zio Adolfo II erano già morti, Galeotto I è praticamente il tutore di Costanza. Siccome non gli va il comportamento della, diciamo, di nipote, incarica un certo sicario di sistemare le cose. Questo Santorino da Faenza va a Montefiore, entra nella rocca e uccide il soldatore tedesco che si chiamava Romano, che stava con Costanza. Non ha il coraggio di uccidere Costanza, naturalmente, e se è scappa. Galeotto dice: no, siccome ormai ha deciso, incarica un altro sicario, Fioruccio o Foriuzzo da Forlì, il quale incontra la Costanza lungo il muro del castello, la raggiunge perché stava scappando e lo uccide. E quindi anche la Costanza finisce male. Si dice che allora aveva 15 anni, ma era già signore di Rimini e di Fabio.
è veramente un grande sollievo. Pensate che quando mi arrivò la signorina di Malatesta, che prendeva Giardini e altre località, diciamo, a nord di Rimini, scende non solo a Pesaro, a Fano, a Sinigaglia, a Fossombrone, ad Ascoli Piceno, ma arriva addirittura a San Secondo. Pensate un po'. E poi vedremo come il figlio di Galeotto Primo, Adolfo Terzo, invece arriva addirittura fino a Brescia, Bergamo e Lecco. Quindi per una sessantina d'anni di Malatesta va da Lecco a San Secondo, come estensione, che non è niente poco. Cosa possiamo dire di Galeotto Primo? Baldassare Cossa, ovvero Giovanni
Gregorio XII, tre papi e due senatori. Sigismondo, che l'imperatore dice no, sono basta, dovete mettervi d'accordo, così mi sono davanti. Gli altri ci stanno, Giovanni XXIII, quello che dice con noi, quindi deve starci per forza, e sia il Concilio di Costanza che dal 1414 al 1418 metterà a posto un sacco di cose. Tra l'altro, anche per quanto riguarda le eresie, un certo Luis verrà messo a Roma, il Concilio si sceglierà come sede di Roma e sarà eletto odore di Roma con il nome di Martino V. Che cosa fa Carlo V? Carlo V segue le ricette del Concilio, va nelle varie corti europee, praticamente è un grosso lavoro diplomatico suo per portare avanti tutte queste istanze, questi discorsi, queste cose. Mentre invece Pandolfo III, il più grande, ospita a Rimini il Papa, che poi non sarà più Gregorio XII, quindi Rimini per un certo tempo diventa anche sede papale. E cosa si può dire di Pandolfo III? Lui ha dei ruoli importanti per Milano e quando muore il Gian Galeazzo Visconti a Milano, la moglie Caterina, gli dà come contropartita la signoria di Brescia. Siamo nel 1404. Lui diviene signore di Brescia, ovviamente guardandosi in giro vede Bergamo, la prende d'assedio, ma prima che la prenda, il suo amico, che era il signore di Bergamo, si mette d'accordo, se lo dai subito, quanto mi dai, quanto mi do. Insomma, diventa signore anche di Bergamo, lasciando il suo amico come potestato. E quando è Bergamo cosa fa? Si guarda attorno e dice, ma mi ride di castelli, castelli, di castelloni, da Pino, Trezza, da Sao Paolo, eccetera, eccetera, fino ad Ecco. Quindi Pandolfo III arriva fino ad essere signore. A un certo punto che cosa succede? Che diventa signore di Milano dopo la morte di Giovanni, invece un certo Filippo Marini. Questo Filippo Marini Visconti non ci sta ad avere un vicino così grosso, così forte. E allora incarica il miglior comandante del momento, che era Francesco Busso, della Magnola, gli dà un bel esercito per i soldi che aveva e il giocatore comincia a liberare vari castelli di Battestiani della Lombardia. A Montichiari vince l'esercito di Pandolfo III, comandato però da un certo Migliorati, non da Pandolfo III, nel 420 e nel 421 assedia Brescia, nella quale c'era Pandolfo III, il quale resiste, poi tutto il mondo dice, ma perché non esiste, tanto mai la situazione è quella che è, si mette d'accordo, gli danno 34.000 fiorini e lui lascia Brescia ai Visconti e se ne va in Roma. Quindi finisce così l'avventura palamestiana di Lombardia. Finisce nel modo di dire perché a Brescia, Pandolfo III, ha qualche figlio. Noi vediamo sempre in Paolo e Sigismondo, d'accordo? Per quanto riguarda la mia palamestra, dice Svena, come comandante c'è, come personaggio importante, ma vedremo oggi, onariamente, era un po' sfidato con le donne. Perché? Perché si innamora della Costanza da Varano, ma litiga con il padre, e quindi con il rotto. Sposa la Belgrana, quindi è della Vittoria di Imola, ma la Belgrana a un certo punto si la fa con un certo Domenico Cassini. Ora la favola lui scaccia la regata che verrà uccisa dai fratelli e a me in Cassini dice colorire di fame per il minore. Poi possiamo dire che Lucrezia, Lucrezia era figlia di Cecco Medrati, non da poco, Medrati erano i signori di Forlì. Ma che cosa succede? Che porta lui, padre
un paesino. Viene la risposta di Corodeste, giovanissima, da 14-15 anni, di Corodeste deve avere presente lei, anzi tra l'altro si diceva che di qua e di là, dal luogo, sono tutti figli di Corodeste, era quello di Corodeste, era come si dava. Comunque, questa parigina entra nella corte, estense, viene guardata con inimicizia dagli altri figliastri o figli di Corodeste, perché temevano ovviamente della successione. Tra questi c'è un certo Ugo, che prima aveva chiesto, poi si trova insieme a lei per andare in un castello che possa dare, non si sa se per vacanze, per fuggire la peste. Ora i due sono giovani, scoppia l'amore e tutti e due si lasceranno la peste. Ah! E questa è la
vince, vince perché, perché nonostante quale vittoria che si dispone per la storia, poi si deve vedere che il libro Torino, il quale aveva tutti i mezzi del papato, l'esercito papale, vede che comincia a vincere da Cesano, di qua di là, e tutti i possedimenti di Sigismondo vengono persi. Sigismondo si trova solo con Rimini e per soldi chiede a da Venezia una condotta nella guerra contro i turchi. I turchi avevano tra l'altro già conquistato il momento secondo Costantinopoli nel 1454, dopo 4 mesi di assedio. E Venezia manda Sigismondo in Norvegia. Sigismondo ci sta a qualche anno, tra l'anno, non gli va, là è andato verso vendeva 600 fiorini al mese, ma un paio di cose carine. Per esempio, riporta Rimini le spoglie del filosofo Platone, che era morto nel 50, e si dice che avendo conquistato la città di Misistra o Istra, abbia comprato a Rimini quel particolare di porta lance che conosciamo tutti i romani di Istra, che si metteva nel caffè. Il caffè faceva schifo perché era dolce, ma conquista destra, se ne erano romani. Domenico va a destra, non è fatto per fare la guerra. Si trova che lui ha un padre, ha qualche acciacco fisico, le gambe, eccetera. Lui, grazie al cielo, si dedica alla città. L'ospedale del Crocefisso, diversi mulini, il ponte sul Sabbio. E a un certo punto dà alla cittadinanza la meravigliosa di grande Domini, un po' conosciamo oggi, biblioteca all'estero. Il tutto è affiancato da una donna eccezionale. Pensate che moglie di Roberto Malatesta è Giovanna da Montefeltro, sorellastra di Federico da Montefeltro. Quindi vedete che anche se tra le due dinastie c'erano stati contrasti continui e volte enormi, alla fine i voci venivano fuori. Non dimentichiamo Fiorano di Urbino, ma non dimentichiamo neanche, per esempio, Rengana, figlia di Galeotto, aveva sposato addirittura Pirandello da Montefeltro, padre di Federico da Montefeltro. Non è lei la madre del castello. Finiamo con Roberto. Non sarebbe finita qui, ma finiamo con Roberto. Perché? Perché Roberto prende le cose buone del padre Sigismondo, attenua quelle cattive, si sa muovere bene. Tanto è vero che a un certo punto, dopo aver esistito nella lotta di fama alla sede di Federico, cede da Augusto delle armi a Federico, viene accompagnato lui, la madre e la sorella, che erano accompagnate addirittura al porto, dove prenderanno la nave che li porterà a Ravenna, in quanto a inizio dei popolari in peste. Addirittura Roberto finisce con sposare Elisabetta da Montefeltro, quindi i rapporti finalmente tra il Montefeltro e il Malatesta con Roberto il Magnifico e Federico, che diventerà duca nel 74, non era duca Federico quando combatteva con Sigismondo, lo diventerà dopo. Ebbene, finalmente i rapporti si diventano buoni. Ma cosa vuol dire? Cosa succede? Roberto riconquista molti dei possedimenti malatestiani, ha delle belle qualità, viene diciamo favorito anche dal Papa,
che vedi lui finalmente una la testa come si deve, dopo aver affrontato i danni invece in maniera contraria. E il caso vuole che in un certo momento della storia ci siano dei contrasti tra Ferrara e Venezia, la cosiddetta guerra del sale, e con Ferrara ci sono altri alleati, tra cui gli aragonesi, con Venezia ci siano altri alleati, tra cui il Papa. Cosa succede? Che ironia del destino, a capo della coalizione ferrarese viene chiamato Federico, e a capo della federazione Pontificia viene chiamato Ferrara. Dice, ma come adesso che finalmente andavamo d'accordo, ci troviamo uno di fronte all'altro. I due non combatteranno mai l'uno contro l'altro, perché? Perché arriva la notizia che il duca di Calabria, Alfonso, figlio di Ferdinando di Calabria, figlio di Alfonso I e di Napoli, sta salendo verso Roma con il suo esercito, appoggiato dai Colonna e dai Saletti, per prendere Roma. Capirai, il Papa a quel punto, il Papa era Sisto IV, chiama Roberto, il quale col suo esercito lascia il ferrarese, scende di corsa attraversando mezza Italia e affronta a sud di Roma, nelle paludi continue, l'esercito del Duca di Calabria. Entrambi furono eccezionali veramente come condottieri, come mosse, come, ma vinse Roberto. Quindi Roberto vinse il Duca di Calabria e salvò Roma e Papa. Nella storia bisogna dire così. Ma cosa succede? Che il destino è grande in queste cose. Pensate che lui nelle paludi pontine comincia a stare poco bene. Tempi mali che fanno sì che venga portato a Roma, curato in vano dai medici del Papa, e muoia a Roma. Lassù, per Dio Monte Pedro, è nel valico anche per Ferrarese, anche lui non sta bene, si prende anche lui tempi mali, che viene portato a Ferrara, curato malamente, e muore a Ferrara. Sapete quando? Tutti e due muoiono il 10 settembre dell'82. Sembra che il destino si sia messo, abbia voluto non chiudere la vicenda di questi due grandi, no? Ma la testa non è venuta in un modo, potevano morire in battaglia, no? Tutti e due, no? La storia non finisce qui, ma possiamo finirla qui. In realtà c'è Pandolfo, Pandolfaccio, poi ci sono altri.